Ciao a tutti, bentornati su The Games Brew. Io sono Roy Lovat e oggi proviamo insieme una nuova delle... Ciao a tutti, bentornati su The Games Brew. Io sono Roy Lovat e oggi proviamo Death Corp, una nuova avventura punta e clicca di Alberto Costa e AC, in cui interpreteremo un nuovo apprendista della morte. Il gioco era o è disponibile su Steam grazie allo Steam Next Fest, quindi se vi dovesse piacere e se fosse ancora disponibile al momento dell'upload di questo video, qua sotto in descrizione troverete il link alla pagina Steam per provarlo o per seguire quantomeno il suo sviluppo. Il gioco, ahimè, non è in italiano, almeno finora, quindi spero non ci sia troppo da leggere o si prevedono grandissimi mal di testa. Devo dire che mi ha intrigato per l'art design, che sembra molto molto particolare e perché sembra anche molto ironico, e lo scopriremo immediatamente. Infatti lanciamo subito un nuovo gioco. Hipster! Moogle. Questo è più o meno quello che facciamo nella nostra compagnia. Hai qualche domanda? Ok, sì, quale sarebbe la domanda più appropriata per ottenere il lavoro? No, lanciatemi giusto il contratto, farò qualsiasi cosa. Cosa? Domande? Chi? Io? Quando? Dove? Qualche tipo di puzzle, di test? Il gioco è già iniziato? Tranquillo, ragazzo. Non c'è ragione di essere così nervoso. Quello che stiamo cercando è abbastanza semplice. Stiamo cercando per il personaggio principale per la nostra prossima grande avventura punta e clicca. Conosci i giochi punta e clicca? Monkey Island, Day of the Tentacle, Green Fandango. Sì, puoi dire che io sia un vero avventuriero. No. Voglio dire, sì, ma spiegamelo giusto in caso se qualcuno nella stanza non ne fosse a conoscenza. Sembra Woody Allen. Grande! Clicca un punto qualsiasi dello schermo e potremo iniziare il gioco, il puzzle. Non ti preoccupare, è super semplice. Vedi quella macchina del caffè? Vogliamo solo vedere come interagirai con gli oggetti nella scena e gli oggetti nel tuo inventario. Usa la tazza di caffè e le capsule per fare il caffè e metti fine a questa cosa senza senso. Ok, tazza, capsule, macchina di caffè, ok, capito. Mug. Child. L'inventario sarà così? No. Tab? No. Questi sono i punti in cui possiamo interagire. Come i inventario? Ah, qui sotto, ok, perfetto. Momento. Sì, lo so. Un attimo. E allora, ecco il caffè. Bene, esplosa. Che faccia? Pure sangue dal naso, la miseria.
Che hai fatto? Non ho toccato niente, voglio dire, non ho cliccato niente. Ok, è la prima volta che succede qualcosa del genere. Magari qualche bug. Prova con la macchina dell'acqua. Sì, sì, ok. Usa quei bicchierini di carta e prendi un innocente normalissimo bicchiere d'acqua. Ma per favore usa i bicchieri eco. Pensaci un attimino per salvare il pianeta. Ok, un bicchiere d'acqua. Goccia. Plump. Oh, ora ho due coppe. Due coppe, due bicchieri. Ok, super rinforzato. Esplode pure questo? E vai. No, esplode pure questo. Come diavolo? Ah, ho capito. Quindi ho ottenuto il posto. No, non hai ottenuto il posto, idiota. Infatti non avrai mai nessun lavoro in vita tua. Mi occuperò personalmente di far sapere a tutti se è il più inutile pezzo di... olè. Quello non si è mosso, quello al centro. Ok, carbonizzati. Mister Morte. Davvero impressionante. Devo dire che in tutta la mia eternità questa è la prima volta che vedo tre mortali uccisi in un colpo solo e da un bicchiere d'acqua. Potrebbe essere... Ma sarebbe davvero una cosa straordinaria. Che sta fa? Perché gli ha passato i pantaloni? The hell? Le animelle. Ok, è deciso. Oggi, ragazzo, è il tuo giorno fortunato. Non so davvero se sia una cosa buona o negativa, ma... vado troppo veloce. Seguimi. La tua avventura è solo iniziata. Quindi dovremo far morire la gente? Death Corp? Sta leggendo il contratto. What is your problem, boy? I thought you were looking for a job. Yeah, everything is fine. Maybe just this detail about killing people. No, 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 no. You've got it all wrong. Nobody is killed by death. Would you blame life for being alive? Look, try not to overthink it too much. In fact, it's quite simple. Forever. Every mortal wanders their path with every experience. Every decision matters and counts. But let's say that sometimes destiny needs a little push. If you know what I mean. I don't know. Won't it be dangerous? You have nothing to worry about. Che ridi, cretino. Direi che abbiamo finito con tutte le scartoffie di cui avevamo bisogno. Quindi sono la morte adesso? Iniziamo con una posizione da apprendista, ma prima le cose più importanti, la cosa più importante.
il cappuccio da morte. Penso che potrei trovarne uno nell'armadietto. Ok. Oh, c'è anche il grimorio. Non è stato con il pene. Vabbè, non il cappuccio, il mantello da morte. Quello è un palantir. Vabbè, no, solo un cappuccio alla fine. Ok. Green Lantern. Mi sento diverso quando indossi il cappuccio. Sei invulnerabile alla morte e invisibile agli occhi degli altri mortali. Sono invincibile? No, 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 non sei invulnerabile. Hai bisogno di una dimostrazione? Jail, potresti venire un attimo nel mio ufficio? My Jail. Ha bisogno di qualcosa, capo? Sì, My Jail, questo è Art. Potresti fargli vedere come funziona il cappuccio? Piacere di conoscerti, il mio nome è Pam. grazie, My Jail. Uff. Perché? Quando era in vita, My Jail era un famoso calciatore. Un calcio come quello ti avrebbe ucciso in un istante. E tu sei vivo. Ma il dolore! Ah sì, il dolore rimane lo stesso. Ti abituerai ben presto. Perché credi che io abbia questo aspetto. E ora, se puoi rimetterti in piedi, inizierei con il tuo primo incarico. Incarico? Ah, pensavo che potessi toccare le cose in giro nello studio, invece no. Ok, ricordiamocele per le prossime cose. Eccola là. La coppietta subito, andiamo a uccidere? Eh sì. È partito il limone. No, Tommy, fermati. L'abbiamo già discusso, non voglio fare niente prima del matrimonio. Babe, non ti devi preoccupare di niente. Dobbiamo andare di fretta. So che mi ami e a me importa davvero tanto di te. Abbiamo tutto il tempo del mondo. Il futuro è nostro. Forever. Ecco. Ah, bellissimo. Oh, signore. E infatti sta dicendo è tipo film. E infatti come film. Adesso mi ucciderei lei. Beh, non immaginerai quanto tempo spenderai inseguendo la gente. Halloween, vedi? Penseresti che avranno imparato, invece. Beh, hai capito, no? Allora, vediamo le cose. Adesso stavolta clicco ovunque perché dobbiamo fare entrare lui. No, è scappata.
Ehi, c'è qualcosa dentro. Prendilo. Anche della lana. Oh, bene. Anche gli spilloni. Bong. Billa bong. Oh, così bello caldino. Testa di cervo. Catene. Chain. No. Proviamo qualcos'altro. Vediamo in cucina che c'è. Ehi, tu non hai sentito niente? C'è la motosega. Vediamo un po' che possiamo trovare. Mi farei un panino con del formaggio fuso. Ehi, eccola, questo perde tempo e a pezzettini. Occhio, dietro di te. Ah, bene. Signore. Non la toccherei a mani nude. Direi che sono più intelligente di un normale topo. Pam. Come pensavo, sono più intelligente di un topo comune. Sono un po' più veloci fare le lezioni, un po' più veloci. Niente. Motosega. Che maniaco tiene una motosega nella sua cucina? Questo maniaco. Beh, l'abbiamo preso anche noi. Questo è fuori dalla visuale. Ci ha buttati a terra. Con questo caos non mi posso avvicinare molto. Non abbiamo il gas. Andiamo a vedere di là che c'è. Ah, bene, posso correre. Perfetto. Mamma mia, non sa salire. C'è la linguina, vedi? Spettacolo! Sì, lasciala. Ah, dobbiamo attaccare qualcosa lì. No, su, tanto cadi. Ok, non abbiamo niente lì. Potremmo provare a... Posso attaccarci questa? No, volevo solo usare il suo peso. Ah, magari la devo... Ah no, questa serviva per vedere la luce là sotto. Capito? Ma posso uscire? Il procione. Oh cacchio, cacchio, cacchio! Anche nei grafi del procione. No, dobbiamo trovare qualcosa da attaccare alla lingua in modo tale che la porta rimanga aperta. Perché qua non c'è niente. Ah, vedi? Ah. Peccato che io non la posso utilizzare. Questa la devo prendere. Questo è il tavolo. Ah, forse posso fare così? GG! Trappolona, vai! Ups! Scusaci, killer! Poi con questa musichetta così, nonchalance! Pane! Adesso ho fame io.
Jay. Microwave. Non ci arriva. Vedrò il modo di portarlo giù. Fammi vedere dentro sti armadietti che c'è. E mo che fa? Resuscita? Oh, stasera faccio la quesadilla. Quesadilla. Esploso. E adesso? Lo mangiamo? Ora il sandwich è tutto appiccicoso. Measuring cup, questo è un misurino. Ah, qui. Nel toaster. Ah, vedi? Massimo livello, così lo sparo in alto. E... niente. Pensavo che cadendo avrebbe fatto cadere il cavatappi. Sì, sì, vedi? Ci abbiamo azzeccato, GG. Penso sia un cavatappi. Bingo! Eh sì, cavatappi. Adesso il cavatappi lo usiamo qui, sulla birra. No, la prendiamo la birra. Non lo so. Preferisco bere dalla bottiglia? Devi bere tu? Infatti. No. Non credo debba rimanere, infatti. Vedi qui è cambiato. Adesso si ragiona. Va tutto a fuoco, ottimo. Ah, lo so che devo fare così. Fa l'idrante. No! No! Tutto mi aspettavo meno che ci facesse la pipì sopra. È bellissimo sto gioco. Sì, però è rapido. Ah, poverina, invece di aiutarla la dobbiamo far uccidere. Ok, adesso possiamo tirare fuori la lingua. È ancora caldo. Adesso non è più caldo. Proviamo qualcos'altro? Posso andare su adesso? Ah, sì, vedi? Si pote andare... So, qui sono delle chiavi. Oh no, non posso più scappare. Oh oh. Sei tu che morirai. What? Al contrario. È lui che doveva morire, non lei? E ora che? La finestra è ancora la mia unica via di fuga. No, attenta, attenta! Potrebbe usare la sua... Ah, what? Era un film! Ma vaffan bene! Non si sentiva a suo agio a ripetere quella frase. Blood and boobs, che ti aspettavi? Se non la vuole fare lei, lo farò io. Non mi vergogno della mia bellezza. Grazie Sam, ci piacerebbe, ma no. Tu sei l'unico nostro stunt vero e proprio. Ah, è una donna, ok. Ok, dude, quello che vuoi. Ah, ecco perché lo vuole fare lei. La polizia? Perché?
Ah, che c'è adesso? Guarda quello col coltello in fronte, manco se l'è tolto. Va? Che giro de venti. Pensavi che uccidere qualcuno sarebbe stato più facile, vero? Pensavo avessi detto che noi non uccidiamo nessuno. Beh, sai esattamente cosa intendevo. Comunque, penso che questo sia abbastanza per la demo. No, non capisco. Grazie molto per aver provato il gioco. Apprezziamo davvero il fatto che tu ci abbia dato un'opportunità e spero che ti sia divertito. Se vuoi saperne di più sullo sviluppo di Death Corp, seguici su Twitter o sugli altri social e considera finanziarci su Kickstarter. Grazie ancora una volta e spero che godrai in futuro del gioco completo. A chi stai parlando? Dai, carino, è molto carino. Questo lo giocherò quando uscirà. Allora, questo era Death Corp. Come sempre in descrizione, se vi fosse piaciuto il gioco, troverete il link alla pagina Steam per seguirlo, supportarlo, provarlo, eccetera, eccetera, come sempre. Inoltre, vi ricordo che qui sotto potete lasciarmi i vostri commenti con le vostre impressioni, mettere like al video e iscrivervi al canale. Come sempre, io sono Roy Lovat e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!